Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Questo è l'esercizio numero 51 tratto dal mio metodo Easy Slap. Qua parlavamo di flamenco slap, cioè quella tecnica in cui colpiamo con la mano destra percuotendo due o tre corde, stoppandole con la sinistra, facendo questo effetto percussivo che è un suono in più, una freccia in più che abbiamo nella nostra tecnica slap, in cui abbiamo già il thumb, l'hammer, le varie ghost note prese con la sinistra, con la destra, quindi abbiamo un po' di tutto, e questo è un ulteriore colore che andiamo ad aggiungere. Qua in questo esercizio partiamo con un La fatto in hammer, quindi sul La grave, tasto 5, corda di Mi, e poi strappiamo il La acuto. Una cosa che abbiamo già fatto a inizio del metodo. Dopo, secondo quarto, andiamo a fare questa quartina che viene fatta composta da flamenco slap. Allora andiamo a vedere la partitura, così ce l'hai anche sott'occhio. Abbiamo flamenco slap strappato, cosa che abbiamo già visto negli esercizi precedenti. 1, 2, il 3, 4 viene fatto da thumb sul Re, che poi va in Mi con Emmeron. 1, 2, 3, 4. Quindi noi arriviamo da La. Attento al raddoppio della velocità qua, perché il primo quarto sono due ottavi, mentre dopo partono i sedicesimi. Ta, ta, tiri, tiri. Lì dobbiamo raddoppiare la velocità. Quindi il terzo quarto va a continuare la frasetta che è partita sul 2. Qui dobbiamo fare, abbiamo fatto Re Mi in hammer, stiamo con il pollice sulla corda di La e andiamo a fare thumb pluck, come se fosse Re Re con la sua ottava. Infatti li vedi che le X sono proprio su un ipotetico Re. Dopo andiamo a mettere in thumb corda di Re Sol che va sul La. Ti suono soltanto il secondo e il terzo quarto. Ok? 1, 2, 3, 4. Quando c'è una cosa tecnica un po' più difficile, cerca sempre di estrapolarla, provare solo quella. Quando l'hai meccanizzato, allora poi la vai a mettere nel contesto dell'esercizio. L'ultimo quarto va a fare un altro colpo di flamenco con lo strappato e poi andiamo a fare un Re che verrà fatto in hammer però. Te lo faccio vedere bene in primo piano. Vedi? Solo mano sinistra, la destra qua non interviene. Poi ripartirà con un altro colpo in hammer, che è il La che c'è dopo della seconda battuta, che è praticamente uguale alla prima fino all'ultimissima nota. Quindi noi finiamo al quarto quarto, poi ripartiamo. Alla fine andiamo a mettere un Do al posto del Re, che c'era nella prima battuta. Nella seconda battuta abbiamo un Do. Proviamo ad andarlo a fare lento, te lo lascio qua in primo piano. Questo possiamo rallentarlo ancora, partiamo sui 70, ma se avessi bisogno rallentalo ancora di più. Ok, secondo me è fin troppo veloce a questa velocità, perché i sedicesimi già a 70 sono già comunque non facilissimi, quindi non aver paura di portarlo a 60, 50, proviamo ad esempio 55, ce lo facciamo una volta insieme,
così poi ce l'hai e puoi suonarci sopra. 3 e... Mi raccomando, cura bene questi Emmeron, perché se non li fai bene staccati, ben decisi, poi secondo me nell'economia del pezzo si va a perdere qualche cosa. Quindi attenzione, ma buono studio e noi ci vediamo poi alla prossima. Ciao!